tutti. Oggi vi mostro come poter utilizzare questo strumento per realizzare dei pompon. In passato ho realizzato sia il vecchio metodo, quello del cartoncino, ma anche quello con la forchetta, quindi realizzare dei pompon in modo un po' più casereccio. Io questi li ho acquistati per poter realizzare più un pompon in modo più veloce. E ora vi faccio vedere come si utilizzano. Ed ecco il kit, si compone di tre grandezze, quindi dalla più piccola, una media e una grande. Sono fatti tutti di plastica. Nell'info box vi metterò ovviamente ulteriori informazioni anche sul sito di Tiger. Vi faccio vedere la misura, diciamo, intermedia. Metto insieme questi due pezzi. In questo modo prendo del filo di lana e inizio a girare tutto intorno. Continuo così fino ad arrivare alla fine del mio, diciamo, semicerchio. E arrivati alla fine non faccio altro che ripetere la stessa operazione andando dalla parte opposta, e all'incirca devo fare 15-20 giri, deve essere proprio abbondante, perché più filo utilizzo, diciamo, e più il pompon verrà bene, quindi verrà bello pieno. Quindi continuo a girare, nello specifico cerco di inserire più filo in questa parte che qua, è quella interna al mio pompon. Quindi continuo così, i giri, taglio il filo e ripeto la stessa identica operazione dall'altra parte. Taglio il filo, unisco le due parti e vado a prendere delle forbici ben appuntite e taglio all'interno della fessura. La stessa operazione la ripeto dall'altra parte. A questo punto prendo del filo, lo prendo doppio, lo inserisco sempre all'interno della fessura, faccio un giro e tiro, giro e chiudo con un nodo, tiro forte, faccio un altro nodo e solo a questo punto apro e tolgo il mio strumento. Uno e due. Vado a tagliare le parti. Sempre con le forbici vado ad arrotondare il mio pompon. Come avete visto, si possono benissimo ottenere dei pompon quasi perfetti, e io li ho utilizzati uno su un paio di leggings per la mia bambina e due invece li ho applicati su un cappellino. A fine video vi mostro, diciamo, le foto degli oggetti indossati. Questi sono delle taglie un po' più grandine e quindi adesso per il momento non glieli posso indossare, però comunque vi ho fatto le foto per rendere un pochettino l'idea. Fatemi sapere con un commento qua sotto che cosa ne pensate, se vi è stato utile. So che ci sono comunque in commercio anche su eBay o su AliExpress questi strumenti, quindi non è indispensabile andarli ad acquistare da Tiger. Vi ringrazio per aver visto il video e ci vediamo al prossimo. Ciao ciao!